Ciao amici e benvenuti anche oggi nel canale e benvenuti nella mia azienda. Il video di oggi è incentrato sulla scellatura. Chi mi conosce e mi segue da un po' sa che ritengo questa pratica una vera e propria rottura di scatole e che cerco di limitarla il più possibile. Però è anche vero che durante i controlli capita di trovare celle reali, soprattutto in questo periodo, in cui c'è buona importazione, non eccessiva, ma c'è, e lavorando poi soprattutto con i polistiroli da 6, naturalmente lo spazio è quello che è. Purtroppo non posso mettere in pratica, come posso dire, tecniche per evitare di far tirare celle reali, perché comunque le temperature di notte sono basse. Anche stamattina c'era 4 gradi, infatti l'accettazione delle regine dell'impianto di ieri non è stata proprio il massimo della festa, e questo è dovuto sicuramente alle temperature. Lì da voi com'è? Fa caldo di notte, fa freddo, com'è un po' il clima? Così facciamo il punto della situazione di queste pazze primavere, che si passa dai pinguini di mattina ai cammelli nel pomeriggio. Tant'è che ieri pomeriggio macchina al sole 31 gradi, 23 quando si viaggiava. Quindi, banda alle ciance, adesso andiamo ad aprire questa famigliola qui, vediamo se c'è le reali e la scellatura. Bello pieno, bello pieno, bello pieno. Bello pieno, qui c'è del bel mille fiori, molto molto bene. Adesso apriamo un po', poi sistemiamo tutto. Ok. Allora, naturalmente la scellatura io la eseguo al massimo 2 volte durante il periodo di sciamatura, perché farla di più è deleterio, non posso correre dietro alle celle che poi scappano e compagnia bella, e quindi massimo 2 volte, dopodiché adotto altre tecniche per evitare la sciamatura e poi mi aggiusto sui successivi raccolti. Adesso cerco un attimino come poter mettere la telecamerina, perché comunque si farà un po' di, in questo caso sì, di buridone. Come prima cosa, all'interno della famiglia vado a cercare il telaio con la regina e lo terrò da parte, e questa è la prima cosa. Fumo anche la telecamerina, che è sempre più odiata. Si vede che effettivamente, come diceva quel signore nei commenti, sarà che emana delle oh, che ne so, tipo delle radiazioni che gli danno fastidio, io non lo so. L'ho pulita con tutto e non c'è famiglia che non ci vada. C'è nettare fresco perché mi cade sui pantaloni e sugli stivali, e ora inizia la caccia. Intanto qui ho trovato già un cupolino, una formazione di celle reale con sicuramente l'uovo, ed è qui giù, spero si veda, e questo indica già sicuramente che all'interno qualche cella reale c'è. E comunque inizio a appoggiare tutti i favi da una parte e dall'altra. Questa è una tecnica, come tante, né più né meno, che vi mostro, ma che non amo. Non amo perché è dispendiosa a livello di fatica e tempistiche. Per chi non lo sapesse, comunque io lavoro con regine clippate, perché? E vi spiego semplicemente perché. Perché io non ho la fortuna che se questa, mettiamo questa sciama
mi va su questo cespuglio qui, che saranno 2 metri. Beh, solitamente vanno in quei rami lassù, che saranno a 20 metri d'altezza, ok? Ed è sempre così, cioè mi scelgono sempre i rami più alti, e per me uno sciame che va lì su è perso, non lo posso recuperare, perché cioè rischierei di rompermi l'osso del collo. Io confino coi boschi, non sono in un campo dove c'ho magari 2 alberelli del cacchio vicino, che, di quelli bassi. Qui sono querce, molte delle quali hanno il doppio dei miei anni, e scelgono sempre quelle. Ok? Quindi io di andare a segare rami di querce, l'ho fatto una volta, mi sono pentito, non lo farò mai più. Eccola qui che girotta, non è marcata, quindi adesso colgo anche l'occasione per marcarla. Io utilizzo questi, è dell'anno scorso, quindi sono di colore bianco. Puntino, ok, soffiatina, marcata, lo spavo. Guardate, con questi pennarelli qui è vero che dura un po' meno rispetto allo smalto, però non si hanno la cattiveria. La regina era già clippata. Boh. E adesso io questo telaio lo parcheggio qui di fianco. Qua. La regina non va in giro, non succede niente. E ora comincia la danza vera e propria. Perché cercare le celle reali bisogna scrollare i telai, cioè è l'unico modo, perché altrimenti stiamo qui a parlare di niente. Quindi si fa così, si prende il telaio e si va a vedere, vedete che c'è il cupolino lì, ce n'è uno lì, perché le api tendono poi a nascondere, e via così con tutti i telai. Per toglierle vanno proprio distrutte, prendono con le dita e si estirpano, ok? E ora procediamo. Quando poi abbiamo finito con quel telaio lì, prendiamo la regina da questo telaio, la andiamo a deporre qua e poi scrolliamo l'ultimo. La regina è andata tra i pavi. Scrolliamo davanti. Oh.
praticamente dopo aver preso la regina e averla messa dove vi ho mostrato, ho cambiato, sto usando il cellulare adesso perché io non riesco a capire, il cellulare non lo considerano, ma quella telecamera lì proprio la odiano. E ho scrollato, ho tolto le celle dall'ultima, adesso chiudo. Dopodiché facciamo un attimino una qualche considerazione finale. Bene, e allora come considerazione capite anche voi che questa tecnica qui, quando si hanno a che fare con 200-300 arnie, diventa bella pesa, soprattutto da dover fare da soli. Resta poi invece anche come contro il fatto che se avete le api vicino delle abitazioni, fare tutto questo shakeramento potrebbe creare dei problemi un po' al vicino, soprattutto se avete api nervose. Però quello che vi ho mostrato è l'unico modo secondo me per vedere bene le celle, ovvero scuoterle, liberare i telai da tutte le api e valutare bene, perché altrimenti rischiate che qualcosa possa scappare. Già così qualcosa sicuramente quasi sempre scappa. Altra cosa, se vi accorgete che ci sono già celle opercolate e le api sono pigre, è inutile che state lì a scellare e fare come ho fatto io, perché sicuramente sciameranno lo stesso. E questo ve lo dico per esperienza. Detto questo, ragazzi, iniziamo invece il dibattito nei commenti. È vero che ultimamente sto rispondendo poco, ma perché c'è tanto da lavorare e ho tante cose da fare. Come sapete io non faccio lo youtuber, faccio l'apicoltore e bisogna stare dietro alle api. Io spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi, condividetelo nei social, questa cosa qui mi farebbe molto piacere e ci vediamo al prossimo video, ciao amici!